No, c'è il desiderio di trattare, soprattutto il cinema, secondo me, è una tecnica che serve a ricostruire spazi, non a riprodurli. E quindi diciamo, col cinema si può fare un po' come con i sogni. In un sogno ti capita di stare a Petruzzelli, poi di gettare uno sguardo dall'altra parte c'è il Duomo di Milano, no? Quindi diciamo, gli spazi però nel sogno non sono spazi geografici, sono spazi mentali, spesso diciamo, sono il riflesso dell'inconscio, di una certa tonalità dell'inconscio, sono riflessi metafisici. E quindi diciamo, mi piace un cinema che ricostruisce spazi mentali piuttosto che spazi geografici, perché penso che gli spazi geografici li riproduca, quando lo fa bene, abbastanza bene la televisione. Quindi diciamo, mi piace un cinema che mette in scena ciò che non si vede, ciò che sfugge ad un primo sguardo, piuttosto che ciò che si vede. E poi soprattutto, io ti dirò di più, nei miei film non solo ho messo i salentini con i baresi, devo dire che però, questo lo dico a noi baresi con una certa fierezza, chi si incazza di più sono più i salentini. Diciamo, i baresi si incacchiano, però i salentini ancora di più. In più perché mi sembra che, come dire, noi si faccia parte di un emisfero del mondo più ampio, che è il sud del mondo. E quindi diciamo che noi dobbiamo riconoscerci sulla base di ciò che abbiamo in comune con gli altri popoli e non sulla base di ciò che ci distingue. Per mescolare ancora di più le carte, in un mio film che si intitola La Terra, nella scena clou, ho messo un canto bulgaro. E siccome il bulgaro la gente non lo capisce, da Roma in su pensano che sia un canto pugliese e io sono fiero perché vuol dire che possiamo annoverare nel nostro sud anche la Bulgaria.